A tutti da The World 125 e rieccoci qua su Rome 2 Total War, o Total War Rome 2, non so perché abbiano invertito i nomi storditi della Sega. Avevamo preso Velatri, quindi tata, riacquistare il nostro esercito, ancora un po' primordiale. Intanto stavamo costruendo e stavamo portando questa armata verso il nord, verso comunque la capitale, per reclutare qualche soldatino, visto che eravamo impossibilitati ancora a reclutare in terra Calabra. Qua stanno tenendo sotto assedio questa città. Devo togliere le unità, se non lag ancora un bug. Intanto si stanno incazzando a legno perché non c'è rispetto per la loro città. La diplomazia, Spartatene e Cartagine sono incazzati neri. Guarda contro gli Etruschi e... papà, gli Ardei, commerciamo con Siracusa. Ok, vediamo le tecnologie. Stiamo ancora finendo la prima, quindi nulla. Questo invece è il nostro riepilogo della fazione. Abbiamo il 23% di supporto e influenza dei senatori, 116 senatori. Ah, si può uccidere e toglierlo dalla faccia della terra. Oddio, questo è il pannello dove si vedono le potenze delle famiglie. Non detta nessuna, situazione presidio, ok. Tira 15 di gravitas, questa è una 10. Siamo io e gli uni, il nostro bel vecchio ammiraglio che siamo potenti. Comunque, passiamo il turno. Ok, aumentano gli aiutanti nel nuovo turno, più 5 abilità offensive su unità armate di spada. Giulio Gluvio Livone, quindi sei tu. Qual era il tuo aiutante precedente? No, perché voglio l'aquila romana. Dov'è l'aquila romana? No, te. Ah, Gladio te lo so già messo, non avevamo altro, perfetto. Guerra dichiarata, Atene e Pio. Bassi fondi a Velatri. Ah, bassi fondi. Declino di ogni impero inizia da qui, meno 6 di cibo. Infatti mi ha ridotto il cibo a 0, madonna. Distruggi. Ok, qui l'ordine pubblico sta diminuendo. Guardate questi belli cose. Ok, si muove. Tanto che tu provi a... sai che roba. C'è una guarnigione di 7, 3 lancieri italici. Bah, sono proprio scarsi gli etruschi. Ah, sti lag, vedete, quando si intrecciano due più cose, gli FPS scendono di brutto. Credo sia proprio un bel buggone. C'è qualcos'altro qui possiamo reclutare intanto, finalmente siamo arrivati. Ok. Così questi etruschi bellicosi avranno poco. Perché c'è sta cosa rossa che indica il presidio dell'armata, cioè quanto è distante, quanto puoi attaccare. E vai, fa la gara un casino, ho ottimizzato un po' col culo sto gioco. No, non facciamogli fare fazione incontrata. I Veneti, o stregheta i Veneti, o stregheta Patavium. Ok, abbiamo ancora 1500. No, io direi di lasciare tutto così per il momento, visto che stiamo ancora reclutando. Na 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 na. Per adesso non ampliamo le città perché avete visto, questa qua c'ha uno spazio libero e è diventata come si chiama? I bassi fondi che fanno diminuire l'ordine pubblico e la prosperità dell'insediamento, quindi evitiamo cose strane. Dovremmo aver finito la nostra tecnologia, esatto. Io andrei con questo. Consente il reclutamento di campioni di grado 1 e permette la costruzione di caserme dei manipoli.
I campioni dovrebbero essere degli agenti, se non mi sbaglio esattamente. Che non me li fa ancora vedere perché sono bloccati. Oh, porca miseria. No. Tipo da Roma, faccio reclutare. No, recluta gente. Tecnologia necessaria. Vabbè, non mi fa vedere. Recluta campione. Dice veterani che si addestrano nel. Si specializzano nell'addestramento delle truppe e nell'alimentare il fervore dei soldati. Possono compromettere l'abilità di combattimento del nemico, fare incursioni seriamente e aizzare le popolazioni in schiavitù contro i loro padroni. Perfetto. Comunque per adesso direi che possiamo di nuovo passare il turno. Ok, le nostre navi stanno continuando a patire un po' di logoramento, ma perdiamo 4 uomini per turno, direi che possiamo anche sopportarlo. Il furiere ci informa, abbiamo finito. Aiutanti che aumentano, ammiraglio. Vediamo quali altri aiuti aveva il nostro caro amico ammiraglio. Anche lui nessuno, quindi perfetto. Rapporto di costruzioni, campi di Marta Cosenza e villaggio romano a Napoli, Napoli, noi vogliamo Napoli, basta. Basta, basta, basta. Velatri, di costruire una bella villa che offre cibo a tutta la popolazione circostante, quindi mi aiuta. Tanta Cosenza abbiamo fatto questi. Ready for battles. Che li metterei qui. Sai che sono se attaccato due le parti posso comunque attaccarli. Ciacciacero, ciacciaccia. Attacchiamoli. Questa me la dà già più combattuta. Anche se, oddio, non mica tanto. Esercito di guerra, ma c'era un esercito qui fino a poco tempo fa. Se la sono data a gambe anche loro. Vabbè, combattiamo. Ok, ecco fatto lo schieramento, siamo tipo penso verso sera perché il sole da quello che vediamo non è più altissimo nel cielo, c'è una certa nebbiolina, ma i nostri soldati sono fierissimi, guardate con questi scudi dorati, scudi, questi elmi dorati con il loro pennacchio, fierissimo proprio. E niente, l'esercito diviso in due, di qua ho lasciato proprio le leve, i giavellottisti di qua che marciscano, e poi qua invece il pieno dell'esercito. Quindi andiamo. Facciamo avanzare i nostri uomini fino a qui. Mentre questi cani li facciamo avanzare qui. Magari. Vabbè, no, facciamoli correre, tanto sono ancora fieri. E avanziamo un po' velocemente. Ok, i nostri uomini sono arrivati quasi in posizione. Loro sono tutti ammucchiati lì in mezzo, quindi direi che i nostri veliti si potrebbero mettere qui. Mentre due unità di astati. No. Due unità di astati qui. Le altre due le mettiamo qui. Madonna. Le altre due qui. E voi le mettete qui, le mettete qui. Perfetto. Si lanciano subito nel tentativo di schermagliare. Ok. Queste due unità mettiamogli anche il caricamento rapido che aumenta la velocità di tiro, credo. Abilità di caricare esatto più tiri al minuto. Infatti guardate che li stanno praticamente distruggendo, poi li stanno beccando sul fianco. Tanti nostri astati per i primi lanci si coprono con gli scudi, infatti guardate, fieri. Perfetto. E vengono anche bersagliati da questi. In generale lo facciamo caricare qua, ma. Lancieri italici, bersagliamoli. Infatti anche loro avanzano con gli scudi alzati per evitare le frecce. I giavellotti, le frecce. Guardate, qualcuno inizia a cadere, guardate come si sfratacellano al suolo. Scappa. Madonna.
nostro generale è sotto attacco. Ma dove? Ah, oh, vabbè, gli sono arrivati qualche. Ogni tanto si ritirano le nostre leve perché fanno schifo. Prendiamoci un altro, se no il nostro aggiramento non riesce. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Ok, ora di lasciare addosso a questi che non hanno più copertura. Con questi ci mettiamo qui. Sì, ma magari avanzando con un po' più di celerità. Ok, caricali di fianco. Lancieri italici, via, carichiamoli. Carichi davanti. Si tirano anche giavellotti. Chi è che sta vacillando? Non di sicuro loro. Se li facciamo caricare. Ok, questi li mettiamo anche a modalità frusta. I nostri uomini vacillano. Ma che per Dio. E mica corrono via, stanno lì a farsi uccidere. Sveglioni, ho perso anche mezza guardia del generale perché stanno lì a farsi uccidere. Colpa mia. Intanto qui la battaglia volge a nostro favore. Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Ma non dire stronzate, non ho mai avuto unità nascoste. Ok, sono andati rotta, via, caricali! Si prende un po' di esperienza. Bella lì! Vittoria, cerco di prendere un po' di esperienza col generale per farlo migliorare. Quindi interrompo, come succede su Medieval, Third Day, tutti i video, la battaglia. Ok, abbiamo distrutto completamente l'esercito nemico, la flotta 1 è scappata. Non credo che ci creerà molti problemi. Occupiamo. Ecco qui la prima tradizione che avevo parlato nello scorso episodio. Legione, seconda legione Apollinaris. I stati audaci di questo esercito hanno visto molte vittorie, quindi hanno migliorato. Imperium notevole, il tuo potere non conosce limiti, ora puoi sostenere il costo di altri eserciti, flotte, esatto, perché ormai non è che puoi reclutare quanti soldati vuoi, quanti generali vuoi, ma a seconda di quante province hai, puoi aumentare il numero di eserciti. Se qua potevamo averne 3, adesso ne abbiamo 6, flotte 4, spie aumentano tutto di 1. Editti che puoi emanare ogni turno 2. Perfetto, quindi noi possiamo emanare il nostro primo editto provinciale. Abbiamo romanizzazione, meno 10 costi di regolamento delle terre, più 2 la conversione latina. No, stimolo commerciale, più 10 e riduce in schiavitù il declino della popolazione in schiavitù. No, panet e circenses, più 4 al cibo, più 4 all'ordine pubblico, raccolta le tasse, più 5 pressione fiscale. Noi direi panet e circenses perché abbiamo la popolazione che è abbastanza incazzata, no? Questi sono fieri, andiamo a vedere che tradizione metterli. Il nostro generale è quasi di grado 3, sta aumentando. Ok. Esperti di ingegneria. No. Combattimento corpo a corpo è molto pericoloso. Più 3 danni cadetto tutte le unità da tiro. No, corpo a corpo, se non abbiamo un esercito prevalentemente basato sul corpo a corpo per adesso, quindi. Allora, qui stiamo facendo la villa. Napoli potremmo ancora espanderci, ma direi di no. Mentre direi che a Brindisi possiamo espanderci. Su attività produttive. Io farei questo, attività produttive. Per adesso qui abbiamo sempre il controllo di questo assedio. Perfetto. Qui abbiamo quella unica flotta che è riuscita a scappare. Non credo che crea molti problemi. E niente, passiamo al turno. Tanta attenzione, nel passaggio del turno questi sono svegliati, hanno deciso di rompere il blocco navale.
quindi dobbiamo fare risolvi automaticamente e moriremo tutti. Equilibrio, vediamo se riusciamo a salvarci. Sì, sì, riusciamo a salvarci, vattene, 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 vattene. No, ci inseguono, ci inseguono. Ahimè, ho paura che... Forze rimanenti... Posso dare vittoria a nessuno. Vediamo. Ahimè, abbiamo perso la nostra unica flotta. Non... Qualcuno mi pocca anche su... Su TeamSpeak. Abbiamo perso l'unica flotta. Non l'unica flotta militarizzata. Comunque, finiamo, vediamo il passaggio del turno. Okay. È morto 10 giugno Bruto, purtroppo. Valorosamente combattendo per il suo popolo. No, no, lei, purtroppo. Difensore di Roma, c'è questo esercito qui che... Un beugazzo, un beugazzo! Dai! Marcia forzata, le unità non possono dare inizio a battaglia, no, no, aspettiamo. Allora, popolazione travagliata, in Italia sì, perché in Italia ci sono cose. Boia, prima l'ordine pubblico prevede la presenza militare. No, aspettate un attimo che mi suona il telefono. Ok, eccomi, boia, prima... No, invia la lista. Dagli truccati, invia la lista. Editto emanato, perfetto, tratto acquisito. Ah. Vabbè, è morto. Villa, abbiamo finito, perfetto. Gli aumentanti aumentano. Parma! Leggero, abbastanza facile da essere trasportato, forte da resistere a una raffica di frecce. Più 5% di armatura per tutte le unità. Cornelio Gaio Scipione Asino. Dove cazzo è Cornelio Scipione Asino? È lui. Allora, vediamo i dettagli degli aiutanti che aveva. Ah, il Parma, boia. No, va bene così. Ok, abbiamo finito la conquista di Rimini e ciò. Ci manca ancora la Corsica da togliere da questi etruschi maledetti. Così la pianteremo di fare i furbi e invadere i nostri territori. Una cosa che volevo ancora fare è costruire a Velatri... Facciamo questo. Cibo ne abbiamo parecchio comunque. Quindi abbiamo fatto la distesa erbosa, più 4 cibo, 80 la ricchezza derivante dal bestiame. Intanto stiamo aumentando il nostro ordine pubblico. Se noi andiamo infatti qui sui dettagli dell'insediamento. L'obbedienza alla legge della tua fazione si misura con l'ordine pubblico. Va bene, ciao! Ordine previsto, infatti sta diminuendo, cioè sta diminuendo in positivo. Tasse meno 40... Oddio, le tasse sono alte. No, sono fin troppo basse. E devi metterle così. Ok, vediamo un po' come va. Però in Magna Grecia così non mi cresce la felicità. No. No. Per il momento... Vabbè, no, per adesso lasciamo così, abbiamo bisogno di soldi, anche se non crescono subito le città, non è un problema. Ci penseremo dopo. Quindi, niente, volevo concludere qui questo episodio con un'altra conquista di Rimini, con l'ulteriore conquista di Rimini. Nel prossimo episodio vedremo se mettere a ferro e fuoco la Corsica e quindi conquistarla, oppure magari provare a prendere queste tre cittadine, cioè no, Mediolanum, anche detta Medlan, che è sotto assedio da quanto vedo, e Patavium. Magari c'è anche la Dalmazia che si potrebbe espandere, in cui ci si potrebbe espandere. Poi ci saranno i cartaginesi da affrontare, questo è sicuro. Quindi per questo episodio è tutto, un saluto e alla prossima. Adios!